Buonasera a tutti, sono molto contenta di essere riuscita a trasmettervi questa relazione dell'amica dottoressa Giovanardi, che è la più importante collezionista e studiosa di Klinger che io ho avuto la fortuna di conoscere, con cui ho avuto la possibilità di avere una passione comune che è quella appunto di Max Klinger. Vi presento un attimo la figura di Paola, giusto perché si sappia qual è la sua qualità sia di medico che di storica e amante dell'arte. Paola è stata professore ordinario di psichiatria infantile all'Università di Bologna e ha maturato quella che è stata una passione dei genitori, passione che si è poi concretizzata in una collezione straordinaria di arte del Novecento, che è stata portata in musei anche internazionali e che è di qualità eccellente. Paola e la sorella hanno continuato in questa passione artistica, arricchendo in parte la collezione e sviluppando altre passioni, tra cui si capisce quella di Paola per Max Klinger, anche secondo me per la professione che lei fa, perché indagando sulla psiche, un autore ricco di sfaccettature e di problematiche umane varie, era l'uomo giusto per un'indagine approfondita. La collezione attuale di Paola dell'opera incisoria di Klinger è quasi completa. È stata oggetto di più di una mostra anche al Museo di Bologna e adesso io lascerei a lei la parola e le immagini per approfondire l'opera di questo grandissimo artista. Grazie Paola. Buonasera Chiara, buonasera a tutti. Bene, in occasione appunto della ricorrenza di 100 anni dalla scomparsa di Max Klinger, per precisione il 4 luglio 1920, si sono aperte alcune mostre in Germania, a Lipsia, a Berlino e a Bonn in particolare, e anche l'Italia ha voluto celebrare l'artista con l'inaugurazione della mostra Max Klinger e l'enigma romantico presso la Galleria dell'Incisione di Brescia. Da anni questa galleria si occupa di Klinger e dei suoi seguaci, con mostre praticamente ogni 2, 3, 4 anni, mi pare che addirittura partano dal 1973. Conoscendomi come estimatrice e collezionista di Max Klinger, sono stata invitata da Chiara Padova Tasser a ricordare la vita dell'artista e a rivedere alcune delle sue opere più famose. Mi è stata data anche l'opportunità di richiamare le esperienze di artisti coevi, suoi allievi o seguaci, e di generazioni successive che hanno tratto ispirazione dalle sue opere. Potremo quindi cogliere le influenze della sua visione del mondo sul piano estetico e anche sociale, lungo la fine dell'Ottocento sino alla prima metà del Novecento, in un periodo complesso della vita europea, caratterizzato da conquiste scientifiche, artistiche, politico-culturali, che avrebbero portato alla ribalta un nuovo mondo. Bene, quindi colgo l'occasione per ringraziare di cuore Chiara e le sue figlie Maddalena e Caterina, che con lei gestiscono con grande passione la galleria, che hanno appunto collaborato anche alla realizzazione di questo evento. Bene, adesso vi chiedo scusa se non parlerò un linguaggio tecnico da storico dell'arte o da critico d'arte, perché io non sono di quel mestiere, ma sono un medico e quindi dovrete perdonarmi se non pronuncerò dei termini proprio precisi, appropriati. Bene, vediamo subito un po' qui le fotografie, per esempio la fotografia di Max Klinger quando aveva 24 anni in un'immagine del 1881. È una persona molto gradevole, con l'occhio curioso, come è poi in realtà.
Vediamo per sommi capi. La vita nasce da una famiglia nel 1857, da una famiglia borghese benestante. Il padre aveva una fabbrica di sapone, però aveva una grande propensione per l'arte, si dedicava al pianoforte e alla pittura. E durante l'infanzia e l'adolescenza, mentre Max frequentava le scuole, veniva avviato anche allo studio del disegno e del pianoforte con lezioni domenicali. A 16 anni, ottenuto il baccalaureato, inizia a frequentare l'Accademia di Belle Arti di Karlsruhe sotto la guida del professor Kussow. A 18 anni seguirà il maestro, che è una persona anche molto potente, presso l'Accademia Reale di Belle Arti di Berlino, che è la prima scuola sicuramente di Germania, ma anche europea in quel periodo. A 20 anni si diploma all'Accademia di Berlino con il giudizio di eccellente e ottiene anche dei premi per la bellezza delle sue opere. Inizia in questo periodo, infatti, già da allora, già dai 20 anni, la sua notorietà. Il critico e storico dell'arte danese George Brandt, a seguito della pubblicazione del ciclo di disegni a penna, lo esegue prima a penna e poi lo darà alla stampa, parafrase per il ritrovamento di un guanto, e comincia così questo critico ad orientare l'attenzione pubblica verso Max Klinger, verso l'arte di Max Klinger. A 22 anni inizia a fare viaggi che non si fermeranno mai fino alla fine della sua vita. Attraverso l'Europa si reca anche con soste prolungate nelle principali città d'arte, a Bruxelles, a Parigi, a Berlino, dove nel 1887 conosce l'artista svizzero simbolista Arno Böckli, che da allora diventa suo amico e costante punto di riferimento. Anche come ispiratore della sua arte. Qui vedete una foto che ricorda il periodo dell'Accademia, della frequentazione dell'Accademia con compagni, professori. È una bella foto che dimostra la serenità e il gruppo che discute, concentrandosi su un certo argomento, e ve l'ho voluto mostrare perché è veramente difficile oggi forse vedere delle foto così significative. A 27 anni viene chiamato, vede già piuttosto giovane, viene chiamato a decorare una villa alla periferia di Berlino, a Steglitz, Villa Albers, che appartiene a un importante personaggio di legge. E qui si dedica a pitture e sculture di grande armonia con lo stile architettonico, seguendo il concetto di opera d'arte applicato da Wagner, e cioè tutte le arti devono collaborare in armonia per dare luogo ad un'unica opera d'arte totale, e per Wagner la musica aveva il primato sulle altre arti, cioè coinvolgeva tutte le altre arti e le univa veramente tutte. Studia la filosofia di Schopenhauer in questo periodo. A 31 anni, nel 1888, prende e va a Roma e ci sta per circa un anno. Prende uno studio meraviglioso che gli mostra il Colosseo e qui lui trascorre un periodo direi straordinario, bellissimo, dove studia scultura antica e porta a compimento, perché ha una grande serenità e un grande benessere, porta a compimento alcune opere che non era riuscito a terminare in Germania. Importanti opere come L'ora blu, La crocifissione di Cristo e la pietà, che poi vedremo. Poi nel 90 si sposta, va in Grecia, va in Inghilterra, sempre spinto dalla curiosità di conoscere questi paesi, ma di conoscerne soprattutto le forme di arte, e quindi approfondisce continuamente ogni volta che si sposta le caratteristiche di quel paese. A 34 anni, nel 1891, pubblica il suo pensiero sull'arte grafica con il volume Malerei und Zeichnung, pittura e disegno. Esegue, poi viene chiamato ad eseguire dei dipinti murali nell'Aula Magna dell'Università e nello scalone del Museum der Bildenden Künste di Lipsia, e in questo periodo anche studia la filosofia di Nietzsche.
Nel 98, a 41 anni, incontra la scrittrice viennese Elsa Asenjew, che diverrà sua modella e sua compagna, e con lei parte precocemente per un altro viaggio e si reca in Grecia. Si dedica nel 1900, questo è un evento molto importante perché ci lavora parecchi anni, 2 o 3 anni circa, si dedica alla realizzazione della monumentale scultura di Beethoven richiesta per la 14ª mostra della Secessione viennese del 1902. Nel 1903 si procura una residenza di campagna a Grossiena, sempre in Sassonia, presso Naumburg. E continua tuttavia però a viaggiare sempre con Elsa verso Firenze e la Spagna e approfondisce anche qui, ad esempio, la conoscenza di Goya. Ha sempre rivolto il proprio pensiero, nonostante tutti questi viaggi, queste assenze, nelle presenze frequentava amici e maestri importanti e poi artisti, quindi aveva un contorno sociale molto interessante, molto ricco e molto stimolante. Personaggi del passato venivano da lui molto ammirati e rispettati, ovviamente Ludwig van Beethoven, Richard Wagner per quanto riguarda il passato e i contemporanei con i quali stringe addirittura amicizia come Schumann, Brahms e Arnold Böcklin. Diviene precocemente celebre e rimane celebre nel corso della sua esistenza, accumulando titoli onorifici e riconoscimenti. A Lipsia, nel 1907, siamo ormai verso la parte finale della sua esistenza, viene inaugurata una mostra delle sue opere più importanti. Nella stessa città, il Museo der Bildenden Künste accoglie la maggior parte delle sue opere. Il museo è visitabile, è un museo molto interessante, molto bello, ha tutta una grande zona veramente a lui dedicata. Riceve dei premi, sia pubblici che privati, per le scienze e per le arti. Qui però, verso il 1910, vi è un viraggio, un'estinzione del rapporto con Elsa Asenjew. E perché conosce questa signora, Gertrud Bock, che diventerà sua modella e nel 1919 sua moglie. Nel 1915, avendo pubblicato tutte progressivamente nell'arco della sua vita le varie serie di incisioni, pubblica l'ultima, l'Opus 14, La Tenda. E quindi praticamente con questo esaurisce questa serie straordinaria di cui vedremo alcuni esempi. Queste serie, ciascuna è una serie, ma tante serie. Nel 19 viene colpito da un ictus con paralisi dell'emisoma destro e poi nel 20 lo coglierà la morte a Grossiena, dove verrà sepolto nel giardino della sua villa. Questa vi mostro la bellissima casa che ha a Lipsia in Karlheinstrasse. È una foto del 1901, questa è la parte, diciamo, abitativa e questo è il grande studio che l'affianca. Vedete, c'è un bellissimo gazebo, giardino. Lui aveva anche delle ottime condizioni economiche che gli permettevano molte libertà. Questo è l'interno del bellissimo studio dove svolge tutta la sua plurima attività artistica. Qui c'è ovviamente in primo piano il pianoforte che l'accompagnerà per tutta la vita e lo farà entrare anche nelle sue composizioni artistiche. Si rivolge, devo dire, al simbolismo, pur conoscendo benissimo tutte le correnti artistiche che percorrono il continente europeo tra fine 800 e primi 900. Conosce benissimo gli epigoni del romanticismo, accanto all'impressionismo, al post-impressionismo, al realismo e quindi anche ad altre correnti minori. Assorbe principalmente stimoli ed emozioni, però dal simbolismo che si dispiega in Francia a partire dal 1880 in opposizione a impressionismo e realismo. Ovviamente nel simbolismo non sto a lo conoscete, penso, e quindi non c'è bisogno che approfondisca molto, però il simbolo costituisce qualcosa che non c'è, ma lo rappresenta ovviamente. E l'artista,
avverte l'impulso, questo è proprio anche quello che lui dice, a esprimere contenuti soggettivi, nasce una corrente che si ispira a fonti mitiche, storiche, religiose, ai grandi temi della vita e della morte e alla complessità dell'esistenza umana che si articola, vedete, tra sogno e realtà. Nelle dinamiche dello psichismo questi contenuti o idee vengono appunto proposti come valori o simboli. Però bisogna sottolineare che anche la capacità di generare idee, simboli, visioni e sogni è una funzione fisiologica della mente umana, oggetto di studio proprio intorno alla seconda metà dell'Ottocento della nascente psicanalisi. Sappiamo che Sigmund Freud, abbiamo tutti letto, il meraviglioso e importante trattato L'interpretazione dei sogni, che avviene appunto nel 1899. Qui bisogna dire che però Max Klinger, con le sue opere, con la sua visionarietà, la sua immaginazione, esegue ed espone molto prima degli esempi di psicanalisi con l'interpretazione e l'esposizione di un sogno. Allora, se gli elementi fondanti del simbolismo erano l'interiorità, l'ideazione, la sintesi, l'emotività, e se il sogno e la memoria e l'immaginazione erano i mezzi per recuperare il materiale dimenticato, Klinger aveva questa struttura mentale visionaria ed evocativa che esprimeva la propria interiorità per mezzo di questi strumenti, di queste funzioni. Allora, dallo studio del passato egli trae l'ispirazione o l'idea dai miti del mondo greco e romano e dai temi religiosi, tutti reinterpretati e rigenerati però, non come fini a se stessi, ma reinterpretati e rigenerati in chiave moderna per riscattare l'umanità, l'essere umano, da antiche condanne, da antiche posizioni religiose o mitiche che sottoponevano l'essere umano a dei tormenti o lo riducevano addirittura in fin di vita. Quindi lui usa lo strumento del mito antico del passato per forgiare il presente, per annunciare attraverso la sua arte un presente migliore per l'essere umano. Infatti, dall'analisi del presente, egli si rivolge ai principali temi sociali e politici che attraversano l'Europa con atteggiamento critico di condanna e di recupero. Fa anche un'analisi, quindi, della società, del suo momento esistenziale, dandone giudizi, presentandone i difetti e anche esprimendo condanne, ma anche mostrando possibilità di recupero. Vediamo allora quindi i temi, sintetizziamo ancora, temi biblici o del mondo cristiano, abbiamo detto, miti del mondo greco e romano, dal passato alla modernità, poi drammi sociali, cosa compare nelle sue opere? Compaiono aggressioni, delitti e sommosse, ma a livello quasi di cronaca del momento. Compare la condizione dell'inferiorità femminile, che lo disgusta e gli fa esprimere chiaramente la sua posizione in favore delle donne. L'amore e le sue trame sono un altro tema che si sviluppa continuamente, la violenza e la morte, la bellezza dell'essere umano e della natura e il potere della musica. Gli artisti fonte di ispirazione per la pittura, ve ne elenco alcuni ma sono molti di più, Pierre Puy de Chavannes, parigino, Gustave Moreau, pittore che tutti voi, di cui conoscete, immagino, diciamo, le meravigliose esecuzioni di tipo simbolistico, Hans von Marais, Gustav Klimt e Arno Böcklin, che erano addirittura, con Klimt ha collaborato per alcuni anni, e Arno Böcklin è stato suo amico e suo consigliere e suo ispiratore, direi, da quando l'ha conosciuto a Berlino. Quelli che sono invece le fonti di ispirazione per l'arte incisoria sono le opere dei maestri del Rinascimento nordico, Martin Schongauer e Herbert Dürer, i motivi ornamentali dei momenti del giorno e del giorno di Philipp Otto Runge, anche questo è un artista tedesco, e voi vedrete queste cornici meravigliose che
contornano tutte le sue opere. Lo dico perché vi mostrerò alcune di queste opere. I cicli e i capricci, dei capricci e dei disastri della guerra di Francisco Goya. I grandi incisori, questi sono solo alcuni, ma ce ne sono anche molto altri, addirittura molto recenti, vicini a lui. Allora, qui vi mostro per esempio un'immagine che ricorrerà spesso nelle incisioni di Max Klinger. Si tratta del bosco sacro alle arti e alle muse. Vedete, qui c'è una visione mitica della grecità di Pierre Bévy de Chavannes. In questa atmosfera di grande incanto si confrontano, si riposano, disputano le arti e le muse. E tutto avviene in una grande armonia tra natura e personaggi che compiono anche, vedete, gesti aulici, storici in un certo senso, in una natura meravigliosa, piena di fiori e di alberi, anche di bosco, il cosiddetto bosco che rimane quasi allontanato, qui siamo in una radura, e il tutto è avvolto dalla musica che viaggia nel cielo. E con due soggetti angelici quasi che suonano due strumenti. E questo è per esempio una delle forme che Klinger prenderà ad esempio. Qui passiamo ad un simbolismo invece molto violento, selvatico, perché saranno miti più naturalistici, con violenze primordiali, aggressive, che prevedono quasi sempre la morte di questi centauri a colori smaglianti, che si vede che non interromperanno mai finché non si arriverà ad una triste conclusione. E questo dipinto di Böcklin sarà ripreso più volte anche questo nelle incisioni di Klinger, questo ve lo mostro. Ma Böcklin non produce solo figure mitiche primitive, ma è anche capace di descrivere questo luogo, diciamo, che dà sgomento, timore e terrore, che è l'Isola dei Morti, e che Klinger riprodurrà perché rimane affascinato da questa immagine che comporta, appunto, comprende l'ultimo viaggio su un mare completamente piatto, che non si muove più, in una staticità estrema, e pilotato da due remi che non toccano neanche il mare, un uomo, una donna, un essere vestito, fasciato da un sudario, che si avviano verso questo luogo roccioso, all'interno crivellato di nicchie, che lo accoglierà per sempre. Gli alberi sono gli alberi tipici dei cimiteri italiani, ma anche della campagna romana e della campagna toscana, che Klinger, innamorato dell'Italia, continua a dipingere in ogni sua opera praticamente. Sappiamo benissimo che Klinger a un certo momento della sua vita sposa, questo lo dico perché è uno degli lui è svizzero, un simbolista svizzero, che si trasferisce proprio in Italia, conosce una popolana romana, la ama follemente, una donna bellissima e affascinante, ma è una popolana, una persona semplicissima, che lo seguirà per tutta la vita. E si trasferisce, lascia la Svizzera, si trasferisce a vivere a Firenze, e dove terminerà la sua vita e dove verrà anche sepolto nel cimitero degli Allori. Quindi lui proprio è immerso nella romanità. Capacità strutturali di ideazione e di esecuzione di Max Klinger, queste bisogna selezionarle, cioè evidenziarle. Egli ha una grande passione per la musica classica, alla quale era stato avviato fin dall'infanzia, conosce la storia della musica, ma soprattutto è un ottimo esecutore al pianoforte di musica classica. L'incisione e il disegno sono, diciamo, l'arte che principalmente lo distingue e lo rende famoso, con i suoi cicli di opus e fogli singoli anche di incisioni e di disegni.
chiama le sue serie di incisioni con termini che richiamano il gergo musicale, come contenessero delle variazioni, le chiama opus. Ci sono anche gli intermezzi che poi lui sistema dove vuole, non segue poi le sequenze musicali vere e proprie, ma con grande libertà utilizza questi termini come meglio crede. La pittura, sì, lui è capace di eseguire affreschi, abbiamo ricordato Villa Albers, e poi anche viene chiamato per dipingere delle pareti di edifici pubblici come del Museo di Lipsia, dell'Università di Lipsia, dell'Accademia di Chemnitz, che è un'accademia musicale. Pittura, tutte le tecniche lui le conosce. La scultura si dedica principalmente a ritrarre in scultura donne mitiche, personaggi famosi, ma anche familiari, e soprattutto sa usare tecniche e materiali di tutti i tipi. Polimorfi, ma li vedremo, e il suo testo è di scrittura, e cosa scrive? Scrive un suo testo teorico che dove esalta appunto la pittura, dove traccia le differenze tra pittura e disegno e parla favorevolmente per certi tipi di emotività artistica dell'uso del disegno. Ecco qui, cominciamo a entrare nelle sue opere. Questa è Villa Albers, a Steglitz, dove c'è questo simbolismo impiegato per costruire ambienti in cui l'arte, un'arte si sposa con l'altra e danno una notevole armonia. Vedete, affresca muri, fregi, i battenti delle porte e le popola questi ambienti anche con delle sue sculture che sono policrome, sono dei busti femminili con marmi di colori variati che va egli stesso a cercare, a scegliere in giro per l'Europa. Qui entriamo in un mito, in un quadro simbolista che utilizza il mito pagano, diciamo, di Paride che compie il suo giudizio sulle tre divinità che ha di fronte, che sono Venere, Minerva e Giunone. Ma il mito non è utilizzato fine a se stesso, ma è rovesciato. Qui egli doveva, Paride doveva dare il premio a Venere, ma Giunone, molto autoritaria, con una, diciamo, volontà fortissima, scavalca le altre concorrenti e si pone, buttando a terra i vestiti, davanti a Paride e lo affascina in un certo senso, per cui si vede che chi ha coraggio riesce probabilmente a vincere. E questo conferma anche la posizione favorevole di Klinger, favorevole verso la donna che sa dirigersi nella vita in maniera non da succube, ma da persona che produce anche attività. Qui abbiamo questo meraviglioso dipinto, enorme, lunghissimo, sarà circa 4 metri di larghezza. Vedete dei personaggi teatrali, una donna qui che si toglie la maschera e un altro personaggio che guarda incuriosito e quasi arrabbiato, e due occhi di gufo o di civetta che spiano. Quindi il paesaggio è chiaramente italiano, con dei boschi probabilmente di faggi. Andiamo a vedere, ecco qui lì un mito rovesciato. Il mito rovesciato è anche in questo magnifico Cristo nell'Olimpo, è relativamente giovane anche quello dipinge, che è al Museo di Lipsia, al Museo di Belle Arti di Lipsia. Bene, vediamo qui un Cristo seguito dal corteo delle sue donne, tutte vestite pudicamente, elegantemente, lui stesso vestito in maniera molto elegante, che si introduce nell'Olimpo, affronta Giove e affronta gli altri abitanti che sono sgomenti, stupiti, e gli dice: basta, fermo. Adesso siamo noi che prevarremo sulla religione pagana e diremo il nostro credo. Qui c'è l'animula psiche che immediatamente si stacca dal gruppo,
nuda si rivolge a lui e lo supplica di accoglierlo. Anche qui una donna che ha coraggio di rivolgersi alle nuove ispirazioni e aspirazioni, e Cristo l'accoglie immediatamente. Un mito, qui quello pagano, che si rovescia in favore di quello che è la religione cristiana, due credenze religiose, l'una che sopprime l'altra. Qui vedete, questi sono gli obiettivi naturalmente di Klinger. Qui un paesaggio magnifico con i pini marittimi, una villa straordinaria dietro che probabilmente è a simbolo delle bellezze del paesaggio, come abbiamo visto in Puvis de Chavannes, dell'Olimpo, e delle palme, delle alberi che richiamano appunto le bellezze mediterranee della natura. Qui delle figure sempre con questa predella meravigliosa in cui si svolgono eventi variamente interpretabili, con una figura che praticamente o si ambigua perché o si commuove o si dispera per la perdita della religione che deve soccombere, e un'altra figura che invece è commossa positivamente o comunque ammira stupita l'avvenimento. Devo dire che tutte le interpretazioni che io do in parte sono ricavate dalla critica, ma in parte sono anche mie personali. Ma questo perché non lo faccio per così vanto, ma lo faccio perché Klinger stesso dava poche spiegazioni, perché voleva lasciare gli altri liberi di dare le proprie interpretazioni, di entrare con la propria emotività nell'opera, coglierne il significato a seconda della propria personalità. Ecco invece, questo è un quadro che aderisce molto, un dipinto di 6 metri per 20, che è un affresco della Lamagna dell'Università di Lipsia, eseguito tardivamente nel 1909. Questo invece segue perfettamente il mito della fioritura della cultura greca. Siamo in un'aula magna di un'università, quindi luogo per lezione di cultura, e questo quadro descrive in questa luce che sembra è molto vicina a quella del Bosco Sacro di Puvis de Chavannes, questa luce incantevole, perlacea, la grande quiete, cioè, i pini della campagna romana, del meridione italiano, e qui si svolgono appunto varie attività, lezioni, vedete qui gli allievi e qui anche altri discepoli che dissertano. Qui abbiamo Omero che suscita la poesia e la cultura greca, cioè il poeta che suscita la cultura greca, e qui la filosofia greca che compare nelle figure di Socrate e Platone. Allora, questo quadro veramente, io non l'ho visto, ma no, è stato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, ma ne esistono varie copie che per fortuna sono esposte e quindi è veramente straordinario. Qui ancora un episodio che riguarda la religione cristiana, la passione di Cristo, la crocifissione di Cristo del 1890. E anche questo piuttosto grande, 2,51 m per 4,67 di larghezza, vedete che dimensioni. Questo è al Museo di Lipsia. Qui si assiste. C'è un rovesciamento anche qui. Intanto il contesto è quello della campagna senese e non certo quello della Palestina. Poi c'è tutta un'azione molto particolare, dominata da una figura del Cristo che è tutt'altro che sofferente, ma è attiva fisicamente, si presenta nudo e aggressivo con uno sguardo di rimprovero verso i suoi giustizieri, che rimangono in secondo piano di fronte alle figure della Madonna che è congelata, meravigliata anch'essa di vedere il comportamento così quasi violento del figlio. Anche Maddalena è arrestata nel suo slancio verso di lui da alcune figure. San Giovanni, vedete qui dietro, impassibile, figé, fisso,
con lo sguardo fisso e con il volto di Beethoven. Il volto di Beethoven sarà ripreso più volte nelle opere create da Max Klinger. La Madonna è quindi vestita con una tunica nera congelata, ferma, non ha atteggiamenti teatrali di dolore, ma qui c'è appunto il rovesciamento di questa atmosfera di un Cristo non moribondo e sofferente, ma di un Cristo prepotente che combatte e che confermerà la sua religione ugualmente. Questo è un altro dipinto straordinario andato perduto nel 1890, è dipinto e ma perduto nell'ultima guerra. E qui prelude per me addirittura a quello che è la nuova oggettività tedesca, perché c'è una luce qui congelata, nebbiosa quasi, ma le figure sono estremamente chiare, a partire dal Cristo che richiama quello di Holbein, la Madonna che non ha aspetto tragico come non lo ha il Cristo morto, che è integro anche nella sua corporatura, ci sono poche piaghe, poche ferite, anzi quasi nessuna, a parte una che si ritrova qui sul dorso del piede, e che contemplano questo figlio sdraiato e San Giovanni che stringe le mani della madre, ma anche egli in un, diciamo, composto dolore. Questo consolidamento, direi, di un'atmosfera di rigidità e di pausa e di non drammaticità dell'interpretazione della morte di Cristo è appunto un segnale di una arte moderna che si verificherà nel corso dei primi anni del Novecento e che qui è chiaramente individuata anche nell'orizzontalità di questo corso d'acqua e di questo bosco posteriore. Segnano proprio una pausa, una pace. Questo è un altro quadro famoso, si definisce nel titolo L'ora blu, un quadro dove il simbolo della bellezza della natura investe gli esseri umani, tre corpi di donne che si sdraiano su degli scogli, illuminate da un piccolo fuoco fra la cenere che tra il blu del cielo fa comparire i corpi degli esseri qui presenti in un'atmosfera veramente, diciamo, incantevole, incantata. Meno, direi, riuscite sono forse le opere che riguardano la famiglia, la vita familiare più che la famiglia. Qui vediamo, qui è riprodotta la casa di Grossiena, il sentiero tra i vigneti, due donne che eseguono musica e Elsa, che è bellissima peraltro, che scende e si unisce a loro in questi colori così delicati, ma però sbaglianti. Sono migliori i quadri per i dipinti precedenti, anche quelli che vedrei che eseguirà sempre nell'ambito così dei ritratti sono meno efficaci. E qui passiamo alla scultura, dove invece è veramente eccezionale, penso. Dicevo che usa tutti i tipi di marmo, infatti questa è una scultura, la nuova Salomè, vedete, chiama nuova Salomè perché è trasformata anche Salomè. Non è la storia di Salomè biblica, ma è una storia di Salomè attualizzata, nonostante l'aspetto, nonostante le prese. Come vedete qui non c'è un solo decollato, ma ce ne sono due. Uno è Erode e uno è San Giovanni. Diciamo che essa è riuscita nel suo capriccio, nella sua caparbietà, nella sua giovinezza, ma anche veramente nel suo carattere anche seduttorio, a decapitare due personaggi. Decapitare questo per punizione, lo punisce, è punito, viene punito secondo lei, perché la voleva sedurre, e l'altro è decapitato perché l'ha invece rifiutata
e si è rifiutato di associarsi alla sua seduzione. Quindi, opero verso per un altro, dominatrice, giovanissima, con uno sguardo di sfida anche verso il mondo, il pubblico, vestita elegantemente con un marmo rosato e ci fissa con questi occhi di ambra. Quindi il potere della donna che viene auspicato. Qui il ritratto di Elsa Asenjev in bronzo. Tutte queste sculture sono eseguite, quelle in bronzo, anche in marmo e viceversa. E vedete anche qui una donna che ha certo carattere. Essa è una scrittrice, è la donna, la sua compagna, è una scrittrice ed è anche femminista. E qui si vede bene che, oltre a essere attraente, è anche una donna che ha uno sguardo pieno di intelligenza e di potere. Un ritratto di Liszt, vedete anche che intensità e che modernità anche di espressione riesce a infondere in queste sculture, ma ritrae anche Nietzsche, però quello da una maschera, e poi ancora in marmo al suo grande amato Brahms dedica questo monumento che è esposto ad Amburgo nella Musikhalle in marmo bianco con gli ascoltatori affascinati dalle sue composizioni e dalle sue produzioni musicali. Ma questo è il monumento più famoso di Max Klinger, la scultura che è il monumento a Beethoven. È una scultura, vedete, in marmi, policrami, bianco, rosa, rosso, vi sono tutti i colori del marmo, ma anche di altri materiali come bronzo, il trono è tutto in bronzo, e avorio, pasta vitrea. E questa statua monumentale, è alta circa 3 metri il tutto, è stata realizzata per la 14ª esposizione della Secessione viennese nel 1902. Vedete il volto di Beethoven, che l'abbiamo già incontrato nel corso dell'esposizione, che serio, anche perché ha avuto grandi sofferenze nella sua vita, ma concentrato sulla musica, che stringe il pugno per esercitarla. Lui è stato anche appunto direttore d'orchestra. Poi vediamo qui un'aquila che quasi si inginocchia, e poi dimenticavo appunto di sottolineare che qui è stato rappresentato come Giove in trono, una divinità, quindi un tributo massimo per lui. Questo è lo splendido schienale del trono, dove nella parte superiore c'è una crocifissione, tema forse dell'impegno nelle composizioni religiose. In questa direzione delle composizioni religiose di Beethoven, Beethoven al centro, che qui invece elicita la musica, la fa nascere, la fa sorgere e personaggi stupiti al suo nascere per la sua bellezza. Questo lo devo mostrare perché è qui dentro che questa statua, diciamo, potrebbe essere anche criticata in maniera non così positiva come io la vedo, ma esprime un entusiasmo, un genio, una vitalità che è raro ritrovare. E quindi mi va bene di descrivere anche dove è stata posta, il luogo che l'ha accolta. Questo è il Palazzo della Secessione, costruito da Olbrich tra il 97 e il 98, dove si tenevano le mostre della Secessione viennese, degli artisti che innovatori, diciamo, dell'arte viennese in un periodo fantastico per Vienna che tutti conoscete. Bene, qui si entra e si vede la pianta interna dell'edificio che viene arredato da Hofmann, che è un grande architetto, che dispone, predispone questa mostra. Bene, in onore di Beethoven. Allora, vediamo queste aule laterali che sono colme di pitture, di sculture, di artisti della Secessione viennese, e nella sala centrale, in fondo, al centro, vi è la statua di Beethoven, circondata dal fregio dedicato a Beethoven di Gustav Klimt. Quindi diciamo che il massimo
della collaborazione con l'Austria, con Klimt, avviene in questo momento, è il culmine direi, però era stato cooptato Klinger nel consiglio degli artisti della secessione che frequentava regolarmente. Allora, qui dobbiamo parlare anche della scrittura, di quello che lui ha scritto. Un momento ci soffermeremo sulle arti dello stilo, che vengono, diciamo, esaltate nel trattato pittura e disegno. Qui stabilisce la differenza fra le due arti e si può essere o non essere d'accordo. Io non sono in realtà molto d'accordo, però accettiamo quello che lui dice perché lui ci crede. La pittura rappresenta il mondo nella sua apparenza colorata e armoniosa, trascurando l'elemento drammatico, registrato più fedelmente dal disegno o dalla produzione grafica. E dice: solo ciò che ho proposto di chiamare arti dello stilo è il prodotto di un impulso interiore a cui l'uso di un altro mezzo espressivo toglierebbe intensità e libertà. Allora, la forma d'arte più libera è per lui l'arte dello stilo, del disegno, della penna e del burino. E quindi qualunque cosa di colore si aggiunge all'incisione, all'acquaforte, ne turba l'efficacia. E quindi con questa posizione diviene testimone del suo principale percorso esistenziale ed espressivo, che lo ha reso celebre fin dalla giovinezza, ovvero la sua produzione incisoria. E qui noi sappiamo che ci sono questi 14 cicli di acqueforti, definite come opus, usando appunto il cerchio musicale. Ci sono delle incisioni singole che sono straordinarie, ci sono invece delle piccole incisioni che sono gli ex libris, delle etichette per personalizzare i libri e il proprietà, a cui appartengono, e poi ci sono i disegni. Noi prenderemo in considerazione alcune adesso di queste sue opere incisorie e partiamo da una delle prime, dal Salvataggio per le vittime di Ovidio. Anche qui vedete, si rovescia il mito, si rovescia tutto, perché lui si parte dai miti che sono in questa opus ben tre: Piramo e Tisme, un mito babilonese, Narciso ed Eco ed Apollo e Dafne, che sono del periodo greco classico. Bene, e anche diciamo, cooptati dalla romanità. Bene, sono 13 fogli. Questa è l'invocazione. Guardate la bellezza di questa incisione e l'efficacia anche dell'incisione. Qui vediamo un tavolo all'alba, alla luce di candela, un tavolo di lavoro con dei fogli, un calamaio e le mani dell'artista che deve procedere nell'esecuzione della sua opera, di descrizione di questi miti. Ed evoca appunto Ovidio con le sue metamorfosi, perché descrive appunto questi miti e lo evoca, lo chiama perché gli dia l'ispirazione. Compare avvolto da un mantello di rose che dichiarano la sua fama, meravigliato, forse un po' corrucciato perché viene chiamato dall'antichità e forse si chiede perché, ma avviene, l'ispirazione e il lavoro possono partire. Ecco qua, qui vedete un'immagine di un'incisione straordinaria, ricca di elementi, eseguiti con una maestria infinita e vediamo che questa immagine richiama il bosco sacro di cui vide Chavannes, ma con ben altro scopo, ovviamente. Qui si narra del mito di Narciso ed Eco. Sapete che Narciso muore, innamorato della propria immagine riflessa in uno stagno, rifiuta l'approccio amoroso di Eco e cade nello stagno per afferrare proprio la propria immagine. Bene, qui succede qualcos'altro, si capovolge la situazione. Sotto la scena è divisa in tre parti, da un fauno e da un satiro che
osservano l'azione e addirittura questo invita a tacere, silenzio, guarda cosa avviene sulla riva di questo fiume. E qui vediamo che avviene tutt'altro che l'espulsione da parte di Narciso di Eco. Qui vediamo che qui c'è Narciso e qui Eco che lo raggiunge, tenta l'approccio, lo supplica inginocchiata di amarla e nella terza parte si vede che l'approccio riesce, i due si amano. In un'altra incisione che non ho tempo di mostrarvi, ma diciamo, immergono nella foresta e quindi entrambe vivranno, ma in più si ameranno. Invece di essere trasformata lei, appunto, in una roccia dove le voci dell'eco, cosiddetto eco successivamente, rimbalzano quando il suono le percuote. Quindi la campagna meravigliosa, pini marittimi, anche qui le famose cornici straordinarie fatte di elementi ornamentali, vegetali, umani, che si intrecciano e che descrivono questa scena straordinaria. Qui il mito invece di Apollo e Dafne. Apollo, sapete che ama, vuole afferrare per amarla. Dafne, questa tenta di fuggire, lui la afferra e in quel momento Dafne invoca di essere salvata da questa aggressione e si trasforma in alloro, in un albero di alloro. Qui è capovolto anche questo mito, perché Apollo si avvicina dolcemente a Dafne, poi si mette ad inseguirla intorno ad un grosso toro che passa per la campagna, si inseguono per un po', all'improvviso cambia idea, Apollo si mette a cavallo del toro e fugge, se ne va lontano. Rimane stupita e però integra, non trasformata, non salva e pur stupita la Dafne, quindi anche qui il mito è stato capovolto. L'ultima di questa serie è la satira, in cui si vede che il poeta Ovidio è molto adirato con l'artista Klinger, con l'artista, perché ha manipolato la sua opera letteraria, spiana un bastone puntuto verso di lui, ma non lo aggredisce. D'altra parte, Klinger è molto sicuro di ciò che ha fatto, determinato di aver prodotto un bene per gli esseri umani, non la morte, non delle punizioni vane e inutili, ma sfodera il suo bulino, lo pianta in terra, è molto deciso. Qui lo sfida. La sfida però come si risolverà? Qui c'è intanto un Caronte che aspetta l'anima di colui che cade per portarla nell'aldilà, una tomba che affiora dalla terra pronta ad accogliere colui che cade. Ma non morirà nessuno, nemmeno qui, perché il poeta tornerà nel suo regno, è già andato nel suo regno, è già là nel regno eterno con la sua eterna fama e Klinger vivrà anche avvantaggiato dalla vittoria su di lui per appunto aver capovolto delle favole nefaste. E qui passiamo a Eva il futuro. Eva il futuro che è una delle sue più famose incisioni. Anche qui ci sono delle posizioni molto pessimiste che vengono sottolineate. Allora, qui è un meraviglioso giardino, come vedete, dell'Eden, lussureggiante di fiori, erbe, alberi, corsi d'acqua. Adamo dorme tranquillo. Eva è pensierosa, ha gli occhi sbarrati, vuole sfidare la volontà di Dio che ha detto di non toccare, di non mangiare i frutti dell'albero del bene e del male, della sapienza del bene e del male. Ma è molto curiosa e questa viene
è considerato una delle pessime qualità della donna, l'essere curiosa, l'essere trasgressiva, e qui cominciamo ad avere una situazione di un po' di condanna della persona, che poi sarà eterna e feroce, eterna, diciamo, per quanto riguarda la storia biblica. Qui già immediatamente si pone davanti un futuro, un primo futuro, che se si avverrà la trasgressione, Eva incontrerà, ovvero il percorso tra due pareti che non ammettono salvezza, in fondo l'attesa di una tigre, dell'aggressione, la punizione estrema. Ecco qui Eva che va avanti nelle sue idee, nelle sue decisioni, e coglie la mela, ma quasi se ne dimentica, la tiene lontana quasi da sé, e per specchiarsi in uno specchio che il demonio le procura, e si accorge della propria bellezza, del proprio fascino, delle proprie capacità di attrazione. Il paesaggio è meraviglioso e tutto si sembra quieto e tranquillo, ma c'è un futuro che prevede per questa vanità una punizione estrema, una sessualità orrenda. Un mostro che cavalca un essere viscido con l'asta, un'asta protesa che simboleggia appunto l'organo sessuale, che va in questo mare liquido che qualcuno descrive come sangue. Comunque sono i disastri sulla sessualità che la donna indurrà sia su se stessa, su anche chi l'avrà frequentata. Ecco qui anche la cacciata dal paradiso terrestre, l'angelo con la spada in mano che li ha incitati ad uscire da una natura lussureggiante, meravigliosa, escono in una natura brulla, arida, rocciosa, e si avviano per le strade del mondo. Adamo prende in mano la situazione. Eva è disperata, si vedono solo i suoi capelli e il suo torso trasportato a braccia da un Adamo con la faccia ancora di Beethoven, che compare anche in questa situazione. E la porterà fuori, la porterà via, ma qui il terzo futuro per le strade del mondo, con tutto quello che succederà, la morte che esercita il suo terribile mestiere, la morte, l'umanità che sarà, che incorrerà in questo futuro e che qui sta subendo il supplizio finale. Qui vedete anche una croce in lontananza che indica una possibile redenzione con la religione dopo la morte, se uno avrà un comportamento adeguato, e una mano che sporge, che è ambigua, perché può essere una mano che incoraggia il gesto della morte, dell'attività della morte, o che la dice: vai pacatamente, fermati, arrestati, contempla con benevolenza maggiore l'umanità. Bene, qui passiamo agli intermezzi, che è una bellissima anche questa opus, un bellissimo opus di 12 fogli. Gli intermezzi sono posti più che altro al principio, in mezzo e alla fine, non dove dovrebbero essere, ma descrive alcuni episodi. Io ne ve ne presenterò, mi pare, solo due. Allora, qui abbiamo un primo intermezzo, qui c'è l'orso e l'elfo in un paesaggio meraviglioso, l'elfo donna stuzzica l'orso, il quale non aspetta altro che questa precipiti, e precipiti addosso a lui, dopodiché lui compirà la sua operazione di aggressione. Quindi qui il pericolo che una natura così splendida tutto sommato può nascondere. Qui una bellissima immagine che ispirerà molti artisti, che è tratta da Caspar David Friedrich,
il monaco in riva al mare, che poi sarà usata, questa immagine, anche quella di Friedrich, sarà usata anche da Böcklin e ovviamente più volte usata anche qui da Klinger. Questa donna, una figura di una fanciulla bellissima, in riva al mare, che è tutt'altro che amichevole, su una battigia di fogliame, detriti, rifiuti marini, quindi già un segnale di morte, che potrebbe, diciamo, alludere con il suo sguardo ad un addio, con un suicidio, potrebbe, per un suicidio, potrebbe alludere al suicidio, oppure quasi attende l'invito a ritornare indietro, a non commettere l'atto. Qui abbiamo una dei cavalieri umani che inseguono un centauro. Vedete, i centauri convivono con gli umani, vanno da presso. Il centauro ha cercato di entrare nelle costruzioni degli esseri umani, ma gli altri lo inseguono. Lui fugge, lancia una freccia e uccide un cavallo. E il cavaliere precipita e questa fuga continua. Quindi combattono, vi ricordate il dipinto di Böcklin di lotta tra centauri, qui è a livello, il centauro convive con, dicevo, gli umani. E questo è testimoniato anche in altre incisioni di Klinger. Qui abbiamo tre meravigliose incisioni con interpreti i centauri. Una natura molto primitiva nella prima, una lotta lunare di incanto, la luna non c'è ma illumina con la sua luce le rocce, l'acqua e i corpi di due centauri che osservano, diciamo, estatici la bellezza del paesaggio, quindi sono capaci anch'essi di pensieri, di emozionarsi davanti alla bellezza. Qui un paesaggio invernale meravigliosamente eseguito con nuvole minacciose, il bianco, l'impronta sulla neve degli zoccoli dei due centauri che si combattono per una piccola preda, una piccola lepre. Nell'inverno, che distribuisce poco cibo ai viventi della montagna in questo caso, si devono affrontare, e colui che riuscirà fino alla morte, quindi fino alla morte, per poter ottenere la sopravvivenza attraverso questo modesto cibo. E qui la frana di sassi, di massi verso un fiume, e un esercito, diciamo, di centauri che sembra anch'esso accompagnare il rotolamento dei sassi, che si svolge, si sparpaglia in questa campagna, in questa, diciamo, montagna che frana. E poi vediamo però che la natura non solo infida per il rotolamento dei sassi che possono portare a colpire a morte, ma anche un serpe che emerge, una vipera che se morde un centauro ovviamente può portarlo alla morte, tenta di affrontarlo, e quindi una natura molto rischiosa, impervia e anche con dei pericoli misteriosi nascosti. Qui un'altra, diciamo, foglio di una catastrofe occasionale, un cavaliere che cade dal suo cavallo per un incidente, forse un inciampo o un urto, e vediamo qui un esercito di corvi ed un lupo che attendono di afferrarne la preda. Finisce col dodicesimo foglio, questa serie di intermezzi, con questo intermezzo finale, che è uno strano corteo composto da eventi della vita fondamentali, amore che pedala una bicicletta e si pronta a sferrare l'arco di un amore vitale, che rappresenta la vita, cioè, e poi una cassa da morto su cui è seduta la morte con una pala e una clava, e
appunto amore e morte, questo strano corteo che è chiuso da una figura sfrangiata che si perde nel nulla, che è l'aldilà, che non è definibile e che è il punto interrogativo dell'umanità da sempre. Questo è un paesaggio meraviglioso con questi cipressi ad alo che sono una caratteristica della campagna senese. Qui abbiamo un amore dedica di Adal, io non vorrei far troppo tardi, però, dedicato ad Arnold Böcklin, il quale è amico, dicevo, di Klinger, e che si apre appunto con questa dedica meravigliosa. Ma io non posso dirvelo, raccontarvelo tutto, vi dico solo che qui Klinger esalta la donna nel presentare le sue sofferenze dopo questo amore che esplode in questa natura meravigliosa con un personaggio che si inchina e che si perde il cappello. Qui abbiamo la nascita di un bambino fuori dal matrimonio, quindi illegittima, la donna pensosa da quel momento, perché lui l'ha abbandonata, la donna è pensosa e disperata e viene poi derisa dalle belle signore della buona società e perseguitata dalle calunnie. Qui è tutt'altro che la bella signora che abbiamo visto all'inizio e qui giunge a morte per il parto. Qui si vede il bambino appena nato, naturalmente striminzito e morto anche lui. In questo clima di morte compare per ultimo finalmente l'amante che però ormai non ha altro che da constatare l'evento. Qui ci sono i drammi perché qui passiamo recupero della figura femminile che paga caramente queste trasgressioni ai drammi che avvengono nella cronaca usuale e qui egli, per esempio, che si possono anche discutere a tavolino bevendo una birra, lui dice. Qui c'è in flagrante un marito che spara all'amante della moglie nel momento della tresca che si svolge in questo grande giardino e questo è un evento dove l'adulterio è condannato se lo compie l'uomo, non succede nulla, se lo compie la donna, però in questo caso paga l'uomo, però è condannata anche la donna, aspetta il secondo colpo. Qui l'evento di un suicidio di una persona che si spoglia, lascia un cappello e una scritta e si addentra nel bosco per impiccarsi. Qui l'omicidio, in mezzo, questo è cronaca comune anche dei nostri tempi, in mezzo a una zona molto frequentata, un individuo spara su un uomo che cade a terra circondato dalla folla occasionale, dalla gente, viene trattenuto e anche questo, vedete, in mezzo alla gente, un fatto di cronaca comune. Moti insurrezionali che cominciavano a insorgere nella Germania di quel periodo perché le operai, agricoltori, eccetera, cominciano a rivendicare i propri diritti. C'è uno sparo di fucilate sulla folla e qui in questa ultima incisione vediamo magistralmente, malinconicamente, tristemente la conclusione con una specie di pattuglia di militari e dei condannati a morte perché, per aver acceso l'insurrezione che lo seguono in questo triste corteo. Gli alberi sono spogli, quasi sembrano alberi che preludano anch'essi alla morte. Qui ci sarebbe tutto il guanto, ma io ci ho messo troppo a parlare prima, e quindi il guanto che è l'opera sua più famosa. Non so quanto tempo posso avere ancora. Pronto? Allora, vado avanti. Qui abbiamo lo chalet dove la gente inizia il pattinaggio, c'è una bellissima donna, la figlia di un ambasciatore brasiliano che è circondata da ammiratori, qui c'è Max Klinger con un amico e che attendono di iniziare l'azione.
qui nella vetrata del padiglione mostra però una natura minacciosa, una natura sconvolgente che non promette nulla di buono. Qui comincia l'azione del pattinaggio, una foresta anch'essa che non promette nulla di buono. Questa incisione è la più, diciamo, rimarchevole in quanto prelude a dei movimenti, prelude per esempio al cubismo, prelude al futurismo, con questo moto ritmico a zigzag e i segni rettilinei. Qui Klinger, chiaramente lui, che insegue la donna di cui si è innamorato, perde la testa, il cappello e raccoglie il guanto che la persona che lo precede perde. Qui di un sogno di disperazione perché non potrà mai raggiungerla, pensa, è l'albero dell'amore che nutre in se stesso, ma non ha speranza di ritrovarle. Allora iniziano sogni angosciosi. Lui che pensa di ritrovarla, di raccogliere il guanto, afferrandolo con un arpione, impedendo che sparisca, perché è veramente il feticcio dell'innamorata. E qui abbiamo un carro trionfale, invece, vedete che il sogno muta continuamente da incisioni mortifere a incisioni di grande esaltazione e trionfo, che guida dei cavalli bianchi in festoni di diciamo, ornamentali importanti. Qui ancora trionfo del guanto che il mare appoggia su uno scoglio con lampade votive, fiori, rose che sono le onde o portati dalle onde, e qui invece un sogno, un incubo terribile in cui l'acqua invade la stanza da letto di Max Klinger, il guanto assume proporzioni e dimensioni gigantesche e naturalmente esiste una minaccia di morte contro di lui. Feroci figure nascono che accusano e che incitano il guanto a procedere dal mare. Una figura però indica a Max Klinger che nella parte laterale del sogno compare un guanto che viene infilato da un'altra mano e quindi la presenza della donna, ma lui non è in grado di cogliere questo e vive l'incubo interamente. Un'altra figura dove il guanto viene omaggiato su un tavolo di rappresentanza, in un ambiente di rappresentanza, con festoni e una serie di guanti ossessiva che tappezza questa parete. Da questa parete però emerge un mostro che afferrerà il guanto, lo rapirà, lo porterà via, altro incubo con le braccia che tenteranno di fermarlo. E sempre le rose, segno di amore e di ammirazione. Il guanto fugge, vola, va, ma qui, alla fine, qui c'è un titolo, amore, che può significare varie cose. Intanto le rose rappresentano anch'esse l'amore e e l'omaggio all'amata. Qui c'è un guanto flaccido, sfinito, diciamo, per tutte queste avventure, adagiato su una specie di spiaggia di sabbia, amore che guarda con aria così, un po' tra il curioso, un po' tra il contento che il sogno sia finito, ha depositato la sua faretra. E allora qui c'è un'immagine ambigua per cui non si sa se l'amore si è veramente concluso in maniera positiva oppure se è solo finito un brutto sogno, come appare. Qui abbiamo la musica, l'esaltazione musicale in queste meravigliose incisioni, in questa, diciamo, opus dedicata a Brahms. Vedete la bellissima Venere che con i capelli al vento, simbolo che simboleggia la bellezza della musica di Brahms, Afrodite, e questa serie di in questo opus è stata dedicata a Brahms per il suo 60° compleanno come regalo. E Brahms ha scritto delle parole veramente straordinarie e elogiative nei confronti di
di Klinger. Qui abbiamo i fogli singoli di incisioni che vediamo che sono la produzione esatta, questa è una grande incisione di 41 per 69 centimetri, che riproduce praticamente fedelmente l'Isola dei Morti. Qui un'altra opera che deriva da Böcklin, Vetrete della vita, l'infanzia, l'amore fra due adulti e la vecchiaia, con questa testimonianza di questa casa, di questa villa che registra questi tre eventi, ferma con questo bosco misterioso accanto. Qui, presa da un olio di Klinger, le rovine sul mare, il castello sul mare, le rovine, la morte dell'umanità, delle rovine, cioè di opere umane che si allacciano alla natura che le invade, si appropria di ciò che prima apparteneva agli esseri umani, ora alla natura, con volteggio di uccelli. Quindi qui è un clima anche questo di rovina, come lo chiama Klinger, mentre qui è solamente nominato come castello sul mare. Questi sono gli amici e seguaci di Klinger. Otto Greiner addirittura ha condiviso con lui lo studio a Roma e poi gli è stato lasciato perché proseguisse la sua opera di acculturamento. E qui abbiamo Richard Müller, altro grande artista, Joseph Uhl, tutti amici ammiratori. Joseph Uhl non credo l'abbia conosciuto, ma era un grande ammiratore di Klinger. Sono tutti tedeschi, anche se questo è nato a New York, ma di famiglia o polacca o tedesca, adesso non ricordo bene. Qui Kate Kollowitz, ammiratrice proprio sicura e totale di Klinger, alcune incisioni, questa è di Greiner, sembra fatta da Klinger, dedicata anche a Klinger, con un essere umano creato da Prometeo e da Atena, che si agita, qui vediamo Pandora qui sopra che romperà il suo vaso con tutti i vizi e i disastri che spargerà per il mondo. E qui, al di sotto, una serie di nudi umani maschili che o lottano o giocano. Quindi episodi della vita dell'uomo. Qui abbiamo una fantastica immagine Gea, che è l'immagine della terra accovacciata, quasi sfinita all'ingresso di una caverna, si tiene quasi sollevata aggrappandosi alla radice di un albero che peraltro nasce da lei. E qui si vede che il suo corpo è sfatto perché continua a partorire dei piccoli esseri umani che ancora è chiamata a nutrire. Vedete che qui gli adulti addirittura li riconnettono con lei, con il suo corpo. In alto vediamo vicende, l'evoluzione dell'essere umano da adulto, qui lotta e sopraffazione del più forte contro il più debole. Una legione romana che affronta, armata con insegne e armata di tutto punto, dei poveri celti con solo una lancia. Quindi le proiezioni poi di tutta questa fatica sembrano anche non molto, diciamo, favorevoli. Qui è Richard Müller, rapporto ambiguo fra donna e animale, che la corteggia, l'animale è veramente un simbolo di un corteggiatore, di quei dandy che vediamo, che abbiamo visto e che vediamo ancora anche oggi, un cielo pieno di nuvole e lei pensierosa su quello che potrà avvenire qualora vi fosse il rapporto con questo essere che la corteggia elegantissimo. Qui è Joseph Uhl che sussurra nell'orecchio di questa straordinaria donna nuda dei messaggi amorosi demoniaci. Qui è Kate Kollowitz, che diciamo, presenta i moti che in quel periodo
si moltiplicavano in Germania. Qui c'è la marcia dei tessitori, ma ci sono anche esplosioni che lei ritrae, e la marcia e gli sconvolgimenti di altro genere. È di natura di ideologia, segue un'ideologia socialista comunista, e è praticamente un'affezionata stretta dell'arte di Klinger. Anche questa è una grande artista. L'influenza di Max Klinger sull'arte europea, vediamo l'espressionismo. Molti di questi autori, di questi artisti, si rivolgono alle tecniche e all'arte di Klinger. La metafisica con De Chirico e Savinio. La metafisica, Giorgio De Chirico praticamente è affascinato dall'arte di Klinger, e scrive anche un saggio bellissimo su di lui. E il surrealismo, Masser, Delvaux, Dalí. E questi sono la vastità, diciamo, delle influenze che egli produce. Qui vediamo un dipinto metafisico del 1914 che si trova al Museo di Arte Moderna di New York, in cui metafisica, gli elementi sono non mitici, ma anche mitici, ma che hanno una derivazione più strettamente personale, derivano veramente dall'inconscio dell'artista che li produce. Non sono così naturalistici o così, diciamo, spiegati ampiamente come il mito greco. Sono proprio delle esperienze inconsce, dei ricordi inconsci che emergono nella pittura. Qui vediamo che De Chirico è greco, e quindi l'Apollo del Belvedere che viene presentificato davanti a tutti, perché lui non si arresterà mai nel denunciare la propria identità. Il castello di Ferrara, che egli considera Ferrara stessa una città metafisica, da sogno, da inconscio, indimenticabile, in cui ha avuto delle esperienze peraltro molto importanti, anche per la conoscenza di De Pisis e di Carrà nello stesso periodo, durante la guerra. Qui abbiamo delle arcate, che si rivedono anche in molte piazze romane di De Chirico, delle arcate che richiamano le arcate novecentesche dell'Eur, per esempio, e a loro volta richiamano le arcate del Colosseo, quindi una continua reminiscenza classica che compare. Una sfera che può essere o la palla con cui giocava da infante, o che rappresenta un elemento geometrico dell'arte greca, oppure, e inoltre alla fine un guanto, ma un guanto di caucciù, un guanto dell'attualità, sgonfio, rigonfio per il materiale che lo tiene in sesto, e che indubbiamente allude ad una presenza. Quindi tutti questi elementi fanno scaturire un canto di amore per questi eventi mnesici che si verificano nella coscienza, che nascono dall'inconscio di De Chirico. Questo è un altro dipinto metafisico di De Chirico, del 15, anch'esso al MoMA. Vediamo l'arte greca che riappare in queste figure geometriche, l'arte greca, la matematica, la geometria, vedete, greche, il triangolo, quassù con delle tratteggiature, delle linee rette che si incrociano. Questo si chiama, questo è intitolato I progetti della fanciulla. L'arte greca che riappare, abbiamo detto, il castello di Ferrara, anch'esso che non scompare mai, che continuerà ad apparire, elementi appartenenti alla fanciulla, come i rocchetti che indicano attività femminile, il diario di un'attività femminile. E un guanto di camoscio qui, che è di tipo virile e che quindi allude ovviamente a quello che può essere l'amore, che qui non è presente, ma che è, diciamo, auspicato. Questo è un quadro di Max Ernst. Gli uomini non sapranno mai nulla, il titolo. È un quadro in cui di impronta sessuale ad impronta sessuale, in cui il guanto, la mano ricompaiono in questa composizione.
E qui la galleria, l'enigma romantico, Max Klinger, la galleria dell'incisione. Per il centesimo anno dalla scomparsa dell'artista, qui era figurata il guanto e bellissimi guanti di ceramica, ornatissimi, di Livio Scarpella, che li ha, diciamo, costruiti, eseguiti per questa occasione, per la Galleria dell'Incisione, un guanto di bronzo che è della proprietaria della galleria, la signora Padova Fasser, che ha esposto anche questo, perché questo guanto ha una, che gli è stato consegnato dalla madre, ha una sua rappresentazione da parte di André Breton nel suo romanzo del 1963, Nadia. Come voi sapete, Breton è il fondatore del movimento surrealista e in questo libro appare rappresentato una copia di questo guanto, quindi una copia l'aveva ottenuta lui come regalo di una signora che lo fece donandola alla centrale surrealista che lui conduceva, presiedeva, e che dovevano essere dei guanti azzurro cielo, ma invece poi lasciò questo guanto di bronzo. E quindi questo forse è il primo esemplare che appare sulla scena, ma Chiara Fasser ne ha un altro. Qui ancora compare, sempre nello stesso libro, scritto nel 63, la figura di Nadia, un essere inafferrabile, l'anima errante, così si definisce, fra l'altro, e un guanto che appare sotto il suo volto e che permette al suo volto di dondolare. Allora, qui abbiamo visto che è una persona straordinaria che acquisisce cultura e competenze ovunque si rechi e le esprime in maniera favorevole a quello che è l'attualità del mondo in cui vive. Ma per mostrare ancora più la sua, diciamo, generosità, qui devo mettere l'attenzione sulla sua grande generosità. Appunto, è l'attenzione per i giovani, tanto da comprare e acquisire una villa a Firenze, di istituire un premio per acculturare un giovane meritevole. Ogni anno, e da allora qui si svolgono delle manifestazioni dovute al premio, ma anche indipendenti, di tipo culturale, di vario natura, possono essere presentazioni, mostre, pubblicazioni, eccetera. Questa è la villa meravigliosa, adattata all'interno e all'esterno per accogliere pubblico e per accogliere i vincitori e gli artisti che possono soggiornare per 10 mesi in questa villa. Max Klinger con Elsa nel giardino della villa, qui con un gruppo di amici, e qui in questo luogo Max Klinger giunge a morte nella sua casa di Grossiena, nella sua villa acquisita nel 1903, muore nel 20, la sua sepoltura è nel giardino, vuole questa statua da lui eseguita alcuni anni prima che rappresenta l'atleta, si identifica come un atleta, è un atleta dell'arte e lo è stato sicuramente, in tutti i sensi. E qui anche questa è una posizione ambigua dell'atleta che o ringrazia per aver ottenuto la vittoria o la invoca guardando verso il cielo con un gesto della mano aperta. Gratitudine e ammirazione anche da parte dei contemporanei che si esprimono in maniera, diciamo, estremamente favorevole nei suoi confronti. Qui c'è addirittura il poeta di allora. Un poeta di allora tedesco, De Mel, che gli scrive un poema con delle frasi sdolcinate che non so quanto potesse tollerare. Ma qui vi leggo il discorso in morte della Kollowitz in occasione appunto della morte di Max Klinger, che essa scrive e pronuncia. Non era la maestria tecnica di queste incisioni che ci affascinava, ma la loro prodigiosa energia vitale e il vigore espressivo che emanavano. Lo sapevamo, Max Klinger non si fermava alla superficie delle cose, si tuffava negli abissi oscuri della vita, ha catturato tutto il repertorio della vita in tutto il suo sublime splendore e tristezza e l'ha interpretato per noi.
Ti ringrazio per questo, ti ringraziamo per questo, Max Klinger. E qui Giorgio De Chirico, che ha scritto il più grande e il più importante saggio su di lui, e con delle annotazioni veramente importanti e favorevoli a Klinger. Qui conclude il suo saggio con queste parole. Klinger è stato l'artista moderno per eccellenza, non nel senso che si dà oggi a questa parola, ma nel senso di uomo cosciente che sente l'eredità di secoli d'arte e di pensiero, che vede chiaramente nel passato, nel presente e in se stesso. E questa è l'ultima, diciamo, slide, ripercorrendo la vita reale, artistica di Max Klinger. Penso che si possa dedurre che egli è un antesignano nel concepire l'Unione Europea già tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, rispettando infatti l'identità della propria terra e quella degli altri popoli, abbatte tutti i confini di tempo e luogo e suscita un dialogo unificante e moderno che nasce attraverso la cultura e l'arte, ma che evolve e rende concreta l'unione sociale e politica dell'Europa. Con questo vi ringrazio e mi scuso per la lunghezza con cui ho svolto questo intervento. Grazie a tutti. Grazie Paola, è stata una cosa fantastica e la tua competenza unita alla conoscenza dell'artista e dell'arte in generale sono straordinarie, per cui ti sono veramente grata e sono felice di aver insistito per avere questa tua, non si può neanche dire conferenza, questo tuo appassionato discorso sul nostro amato Klinger. È veramente il nostro amato Klinger, però ci ha fatto, diciamo, divertire e appassionare a tutte le sue, diciamo, movimentazioni, espressioni artistiche. E soprattutto è stato uno che ha saputo vivere come voleva e ha tratto veramente il meglio della vita per sé e anche per gli altri. Non ha un nemico, non ho colto nessuno che dica male di lui o lui che parli, che dica che qualcuno lo ha, diciamo, assalito o insultato. Mai. Ha una vita straordinaria, meravigliosa, ricca di soddisfazioni. E poi ha saputo entrare e uscire dall'inconscio senza perdere nulla, ma acquisendo sempre qualcosa. Quindi un essere da... esemplare, tutto sommato. Grazie a te, Chiara, dell'ospitalità, della mostra che hai istituito in suo onore, perché credo che sia da visitare, da vedere, e io, cessato il blocco, spero di potermi recare anch'io a vedere quello che ancora rimane, diciamo, della mostra. Tu lo conosci già tutto, quindi sei giustificata se non riesci a venire. Comunque ti ringrazio veramente molto e speriamo che ci si possa muovere con più agilità per tutte queste cose, che è bello vedere anche non solo sullo schermo, ma direttamente. Bene. Grazie carissima, grazie a tutti. Scusate molto per essere stata così lunga. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Buona serata. Basta. Ho parlato troppo. Pazienza. No. Però un'ora e mezzo. Madonna. Va bene, bene. Riescono ancora a andare? Si sente ancora? Mi so chiudere. Yes.